pari a lui. In bellezza e santità per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, il dono tutto è. Adoro solo lui, proclamerò la gloria del risorto re. Pace a te, anche stasera siamo insieme e vogliamo ringraziare Dio, vogliamo metterci di pari sentimento. Abbiamo quattro fratelli insieme con noi, vogliamo unirci di pari sentimento e assorbire più che possiamo dai consigli della parola del Signore che portano, sviluppano la fede in Dio, nel Dio della parola, nella nostra vita. Mettiamoci insieme, separiamoci un poco dalle altre cose, dedichiamo questo spazio di tempo e invochiamo il Signore, perché Lui dice che dove sono due o tre radunati nel Suo nome, Lui è presente. Perciò teniamo presente che questo è uno spazio di tempo sacro, perché è Lui stesso con la Sua presenza che santifica noi e lo spazio dove siamo. Man mano che noi ci separiamo per santificarci, assorbire delle cose sacre di Dio, delle cose del Santo che è Dio, tre volte Santo, man mano lo Spirito Santo trasferisce concetti più chiari, dà luce su alcune cose che noi non comprendiamo, Lui ci apre la strada, ci rivela, e la parola del Signore non dà solo intelligenza intellettuale alla nostra mente, ma dà rivelazione delle cose celesti, li trasferisce, li chiarisce al nostro cuore. Perciò mettiamoci insieme e vogliamo così proseguire. Prima che andiamo avanti, vogliamo pregare insieme. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, con i fratelli che partecipano, per assorbire il più possibile di quello che tu vuoi dire ed insegnare a noi attraverso la tua parola. Facci restare attenti
nella tua presenza perché per certo tu hai una porzione per ognuno di noi e noi ti ringraziamo. Sì. Guida ogni fratello che possa essere sospinto e guidato dallo Spirito Santo. Ungi la tua parola ai nostri cuori e insegnaci, istruiscici e parlaci. Te lo chiediamo tutti insieme. Sì. O Dio onnipotente, Padre eterno, Signore Gesù, Spirito Santo, partecipa alla tua presenza in mezzo a noi ed influenzaci, te lo chiediamo tutti insieme, o Dio onnipotente, nel nome di Gesù Cristo, il Signore dei Signori, nostro Signore e Salvatore benedetto Gesù. Amen, amen, amen. Ebbene, vogliamo subito partire con uno dei fratelli che sono presenti. Credo che abbiamo Pasquale dall'altra parte, già pronto. Pace, mi senti? Sì, ti sento, pace. Bene, allora vai avanti tranquillo, prenditi la tua mezz'oretta e prosegui. Lasciati guidare dallo Spirito Santo, va bene? Certo, ti ringrazio. Volevo innanzitutto ringraziarvi per questa possibilità che ho in questa sera, per questo invito. Vorrei ringraziare tutti coloro che in questa sera ci ascoltano, ci vedono. Vorrei ringraziare soprattutto il Signore con la sua meravigliosa presenza. E in questa sera volevo condividere con quanti ci seguono, se avete la vostra scrittura, se avete la vostra Bibbia, magari la potete aprire oppure basta solo un po' di attenzione. Volevo condividere con voi alcuni versi del capitolo 15 di Esodo, dal versetto 22 al versetto 27. È un testo biblico che è descritto nella Bibbia e ritengo che tramite questo testo abbiamo molto da imparare, seppure istintivamente magari possiamo in qualche modo giudicare secondo il nostro punto di vista quello che in realtà questo popolo ha fatto. Però ringrazio Dio perché molte volte mediante questo popolo che Dio lo ha messo come esempio, come istruzione, come una possibilità per insegnarci e quasi a dire prendi riferimento da questo popolo e stai attento a non imitarlo in alcune situazioni. Così se avete, come dicevo prima, se avete la vostra Bibbia potete aprirla con me in Esodo capitolo 15, dal versetto 22 al versetto 27. La parola del Signore dice così: poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara non poterono bere le acque di Mara, perché erano amare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Così egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. L'Eterno diede al popolo una legge e un decreto e lo mise alla prova. Versetto 26, e disse: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Giunsero quindi ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e vi si accamparono presso le acque. Amen. Se leggiamo solo un capitolo indietro, cioè il capitolo 15, che in questa sera non lo leggeremo, potremmo vedere come questo popolo ha visto uno dei più grandi miracoli di tutta l'umanità, credo, uno dei più grandi miracoli perché videro in realtà qualcosa soprannaturale che stava accadendo, cioè aprire dinanzi a loro questo mare, che Dio in realtà era l'autore di questo miracolo, e
loro si sentivano onorati perché vedevano come una via di uscita, una vittoria che stava accadendo nella loro vita, e queste migliaia di persone che videro questo miracolo, che erano partecipi di questo miracolo, Dio fece questo per loro. Ciò che Dio fece per loro, questo miracolo, lo fece una sola volta, non lo ripete più, non, nella scrittura. E come già sappiamo, questo popolo ha attraversato il Mar Rosso su terra asciutta, dove a sua volta noi leggiamo il capitolo 15, dove Dio in realtà questo popolo non vide solo la liberazione, non vide solo una vittoria, ma vide anche il nemico che era sconfitto dietro di loro. E vediamo come all'uscita del Mar Rosso, cioè all'uscita di questa traversata sull'asciutto, arrivò successivamente. Vennero, cioè, si trovarono davanti a questa situazione dove, a distanza di pochi giorni, la scrittura dice nel versetto 21, che non abbiamo letto, vabbè, lo dico io, che a soli pochi giorni, cioè dopo 3 giorni, di vittoria, 3 giorni di liberazione, dopo 3 giorni dove, ricevettero da parte di Dio questa grande vittoria. Addirittura c'era Miriam che incoraggiava il popolo dicendo: cantiamo, lodiamo il Signore, danziamo perché il Signore ha fatto un miracolo immenso nella nostra vita, ci ha liberati da questa situazione. È interessante che Dio non fece un miracolo solo per alcune persone, ma fu un miracolo per tutto quel popolo. E solo dopo 3 giorni si trovarono. Iniziando dal versetto 22, cioè dove Mosè portò questo popolo dall'inizio, cioè dalla riva del Mar Rosso, chiamiamolo così, lo portò verso il deserto. E questo popolo, a distanza solo di 3 giorni, arrivarono davanti a una situazione dove per un attimo quasi si dimenticarono di questo grandissimo miracolo, questa grandissima vittoria. Iniziarono così a mormorare contro Mosè dicendo: Mosè, noi ci troviamo in una situazione dove abbiamo sete, dove c'è una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, ma noi non possiamo berla perché questa sorgente è amara. E così non dissero: Mosè, sai, chiedi a Dio, domanda a Dio cosa deve fare, cosa vuole dirci, cosa vuole insegnarci tramite questo. No, iniziarono a mormorare contro Dio tramite Mosè, contro Mosè, che in realtà in quel momento era il mandato di Dio, dicendo: noi abbiamo questa situazione, cioè questa situazione che per noi è sfavorevole. È interessante che Mosè gridò all'Eterno, così egli gridò all'Eterno, il versetto 25, e l'Eterno gli mostrò un legno. Interessante questo dettaglio, che l'Eterno gli mostrò un legno. Non c'è nei nostri giorni un legno, un'essenza di legno, un tipo di legno che noi potremmo prenderla, gettarla in un'acqua e quell'acqua diventerà potabile. Non esiste. Ma qua c'era qualcosa di interessante che Dio voleva dargli un esempio e questa era dimostrazione che Gesù era simbolicamente presente in quel luogo e cambiò quella situazione, perché il versetto 25 dice: così egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno, egli lo gettò nell'acqua e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto. È interessante, e lo mise alla prova. Molte volte Dio ci mette alla prova e la prova che Dio ci mette non è perché vuole testarci chi siamo, ma in realtà la prova è per dimostrarci a noi stessi come reagiamo nella prova. Non so se sono stato chiaro. Cioè, nella prova Dio già sa come posso reagire. La mia prova non è per Dio. La mia prova è per me stesso, perché io devo rendermi conto del mio
comportamento, atteggiamento, quello che sia, nella prova. Così come c'è un versetto sempre in Esodo, ma non lo leggiamo, Esodo 20:20, che Dio disse: ho messo alla prova il mio popolo per vedere cosa c'è nel suo cuore. E così il versetto 26, Dio iniziò a dare un decreto. Ma è interessante che questo popolo che si trovò in una situazione, diciamo così, sfavorevole, vista da un occhio umano, cioè da una mentalità umana, era in una situazione dove in realtà aveva bisogno di incoraggiamento, aveva bisogno di benedizioni, aveva bisogno di una guida, aveva bisogno di, diciamo così, un incoraggiamento perché iniziava un nuovo cammino, un nuovo percorso della loro vita. Si trovarono dinanzi a questa sorgente che si chiamava Mara, cioè era l'acqua amara, cioè davanti a un'amarezza, davanti a un dolore, davanti, chiamiamolo così, disagio, davanti a una tristezza, davanti a un rimpianto, a delle delusioni, possiamo chiamarle, ok? Si trovarono dinanzi a queste situazioni qua. E Dio non solo diede dei comandamenti, ma il versetto 26 c'è qualcosa di interessante che attira l'attenzione al popolo di Dio, dove Dio gli disse: se tu ascolti attentamente, cioè io cambio la tua situazione, ma la tua situazione è condizionata anche dal tuo ascolto. Molte volte noi diciamo, sai, Dio, io sto pregando il Signore che il Signore faccia qualcosa nella mia vita, che faccia qualcosa nella mia famiglia, che faccia qualcosa. Sì, certo, ma è condizionato anche dal nostro ascoltare. E nel versetto 26, dove Dio dà una legge, un decreto, diciamo così, delle direttive a questo popolo, interessante che alla fine di questo versetto, quando questo popolo in realtà, come ripeto, aveva bisogno di incoraggiamento, di benedizioni, di sostegno, Dio gli dice: io sono l'Eterno che ti guarisco. In quell'istante voleva dire: perché tu hai mormorato, in te c'è una malattia, che quella malattia può essere che non è fisica, ma è una malattia spirituale. Perché non è un caso che tu hai mormorato, e quel tuo mormorio davanti a quella sorgente amara è una dimostrazione che c'è in te un inizio o uno sviluppo di una malattia spirituale. Quindi, alla fine del versetto 26, Dio gli disse: perché io sono, non disse: io sono l'Eterno che ti benedico, io sono l'Eterno che ti guido, io sono l'Eterno che ti sostengo, che ti illumino, no? Disse: io sono l'Eterno che ti guarisco, cioè hai bisogno di una guarigione, molte volte non tanto fisica, ma più che altro spirituale. Recentemente meditavo su un versetto che si trova in Corinzi, dove dice: voi siete il tempio dello Spirito Santo. E meditavo un po' questo versetto: il tempio, cioè ogni credente, è un tempio dello Spirito Santo. Se noi ora facciamo una domanda e diciamo: ok, chi c'è nel tempio? Chi vive nel tempio? Chi risiede nel tempio? Risiede Dio mediante lo Spirito Santo. Quindi io sono il tempio, chiamiamola così, la struttura. Io sono quel luogo dove io risiedo, cioè dove faccio risiedere Dio dentro di me, cioè dentro questo tempio. È importante io come mantengo, cioè come trattengo la presenza di Dio in questo tempio. E molte volte meditando, cioè recentemente meditando su questo versetto, ne ho detratto una conclusione, che potrei dire questo, però non vorrei essere frainteso. Molte volte Dio non è interessato del mio comportamento, ma interessato della motivazione perché ho avuto quel comportamento. Cioè, non è interessato della
perché mi sono comportato così, è interessato la causa di quel mio comportamento. Perché nel tempio c'è qualcosa che ha distorsionato, se potrei usare questa parola, la presenza di Dio e far sì che il mio comportamento ha portato in quella situazione là. Così questo popolo, versetto 26, dice: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, due, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, tre, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, quattro, osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie, ma questo voleva dire, in una situazione sfavorevole, prendi atto di queste cinque richieste, queste cinque condizioni, cioè ascoltare attentamente la voce dell'Eterno, e molte volte ci è più facile agire come ha agito questo popolo, cioè mormorare, dire: Signore, perché questa situazione? Signore, perché solo a me? Signore, perché tutto a me succede? Signore, perché molte volte è più facile dire, cioè mormorare contro Dio e non dire: Signore, cosa posso imparare da questa situazione? Signore, cosa vuoi dirmi in questa situazione? Qui stava dicendo, davanti a Mara, cioè davanti a una situazione sfavorevole, hai la possibilità di prendere quel legno, cioè la croce, guarda la croce, che la croce può cambiare la tua situazione sfavorevole in favorevole, la tua situazione, diciamola così, non potabile, in potabile, cioè quella situazione che diventa un peso, Dio la può diventare una benedizione. Ma il versetto 26 dice: in quella situazione, cioè quando arriverai davanti a Mara, se tu ascolti attentamente, cioè ci sono situazioni sfavorevoli della nostra vita dove Dio ci porta, ok? Ci porta in una situazione dove ci porta a far sì che noi dobbiamo metterci in contatto con Lui. Ora io pongo una domanda leggendo questi versi. Questo popolo che è uscito dal Mar Rosso ha imboccato questo deserto. Dio non sapeva che aveva bisogno di acqua in un deserto torrido, arido, forse c'era un caldo, una temperatura alta. Dio non sapeva che loro avevano bisogno di un'acqua potabile per rinfrescarsi. Certo, Dio sapeva. E perché, facciamo una domanda, perché quel popolo arrivò davanti a una fonte dove quell'acqua non poteva essere bevuta? Cioè un'acqua non potabile, un'acqua dove era la situazione opposta di quella che loro in realtà avevano bisogno, se la guardiamo sotto dal punto di vista una logica umana. Ma Dio in quel posto gli stava dicendo: davanti a una situazione sfavorevole, ascolta la voce dell'Eterno, il tuo Dio, fai ciò che è giusto, cioè anche quando non comprendi, nella situazione dove tu ti trovi, indifferente quale esso sia, ascolta, fai ciò che è giusto ai suoi occhi, cioè non permettere i compromessi nella tua vita, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, cioè sii attento alla sua parola, ok? Osserva la sua legge, perché in una situazione del genere Dio ti vuole parlare. E poi dice: osserva la sua legge e io non ti manderò addosso nessuna delle malattie, nessuna. Cioè, in una situazione del genere, in una situazione dove questo popolo in realtà aveva bisogno, se la guardiamo dal punto di vista umano, aveva bisogno di una guida spirituale, Dio gli stava dicendo: tu non, in questo momento non hai bisogno di una guida spirituale. Hai bisogno di una guarigione spirituale, hai bisogno che ascolti la voce dell'Eterno, hai bisogno che tu metti in considerazione le sue leggi, cioè in questo caso la parola di Dio, hai bisogno che tu leggi la parola di Dio,
perché io ti devo parlare. E poi il versetto 27, che in realtà è l'ultimo versetto, dice che giunsero quindi ad Eli, e questa è una dimostrazione che in realtà Mara, seppure ci dobbiamo passare, ognuno di noi ci dobbiamo passare, la cosa importante è che non ci dobbiamo rimanere, è solo una traversata, è solo una sosta, è solo un qualcosa in cui noi, un'esperienza della vita. Ma non è il destino nostro, perché il destino nostro non è Mara, ma è Elim, perché versetto 27 dice: giunsero quindi ad Elim. Quindi è interessante che una Mara, cioè una fonte non potabile, era dinanzi a loro, cioè dovevano attraversare quella situazione, ma c'era anche un Elim dinanzi a loro. Quindi l'Elim non è una parte, un laterale, diciamo così, da deviare da quella situazione, ma devi attraversare per arrivare a Elim, cioè l'Elim è dinanzi a te. Per questo in questa sera io potrei dire che ho dato un titolo che c'è un Elim per ogni credente o per ogni cristiano, chiunque esso sia. Qualunque persona che ha fede in Cristo, c'è un Elim per ogni persona. Versetto 27 dice: giunsero quindi ad Elim, dov'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, cioè ombra, dove c'è un luogo di non solo di refrigerio per il corpo, ma c'è anche un luogo di riposo. E queste palme è una dimostrazione che io la definirei una dimostrazione del credente. Perché? Perché la palma è un albero che si trova nel deserto. Certo, è una palma, è una pianta, un albero che esteticamente ha una bella, è una bella, diciamo così, è una pianta diversa, un albero diverso, ma questa pianta, quest'albero ha delle sue caratteristiche particolari, cioè è l'unico albero che resiste ai forti venti, cioè si inclina, è flessibile, elastico, ma non si spezza. E questo è. Io dico che è la dimostrazione, o meglio, una simbologia potrei chiamarla, un esempio di ogni credente che in ogni situazione, indifferente quali siano i tuoi eventi, che oggi stai vivendo, inclinati, sii elastico, cioè inclinati fino in basso, come fa la palma, fa passare i venti, cioè inginocchiati, prega in questi periodi, anche se non comprendi quali esso siano. Perché devi passare per questa situazione? E permetti che i venti passano in tempo che tu ti inginocchi. E poi quando passeranno quei venti, la palma cosa fa? Si rialza, ma non si spezza. Invece gli altri alberi si spezzano. E questo è un incoraggiamento che io potrei, tramite la parola di Dio, posso dire, che in questa sera mi ha incoraggiato soprattutto me e credo che abbia incoraggiato molte persone. Interessante che Elim è la piccola Canaan, chiamiamola così, in cui c'è quel luogo dove incontri Dio, cioè dove c'è quella frescura, quel sollievo, quel conforto, quel benessere, quella fertilità e potrei chiamarla anche quella prosperità. Perché se noi vediamo attentamente dal versetto 27, che è l'ultimo versetto del capitolo 15, lì c'è un nuovo inizio. Ma per accadere un nuovo inizio dal capitolo 16, dovettero sostare a Elim, rinfrescarsi, riposarsi, per poi andare oltre. E in questa sera, se potrei usare una parola di incoraggiamento, capisco che a volte non è facile. Perché una persona che passa per alcune situazioni difficili, indifferente quale esso siano, che siano situazioni emotive, spirituali, materiali, finanziarie, anche situazioni difficili in famiglia, magari relazionali, chiamiamole così, o addirittura un posto di lavoro, qualunque essa sia la situazione, posso dirti: non concentrarti sulla soluzione, sul problema, concentrati sulla soluzione. Perché Gesù usava una chiave
che quella chiave lui incoraggiava il popolo dicendo: se hai fede, puoi dire a quella montagna, cioè lui voleva dire, indifferente quanto grande sia quella montagna, se hai fede quanto un granello di senape, tu gli puoi dire a quella montagna, spostati. Quindi non concentrarti sul problema, Signore, ma perché? Signore, solo a me? Signore, da quando io? Signore, sembra che non mi ami più? Signore, sembra che... Non concentrarti sul problema, concentrati sulla soluzione. Cioè, domandati, Signore, cosa vuoi dirmi in questa situazione? Signore, cosa posso imparare in questa situazione? E questo è quello che vorrei dirti tramite la parola di Dio. Quindi, se sei in un luogo di Mara, ricordati che è solo per un periodo. Davanti a te non rimarrai in eterno davanti a Mara. Mara è solo una sosta. Dinanzi, dovrai arrivare ad Elim. Che Dio ti benedica. Grazie, grazie Pasquale, Dio ti benedica Prego. veramente e Prego. questo serve per ognuno di noi che si trova in un punto che non è proprio dolce. Dobbiamo proseguire perché il Signore cambia il tipo di beverage. Quando andiamo a Lui diventa dolce e cominciamo a vedere che si sta bene e a dire il vero era proprio lì dove c'era una vegetazione particolare perché quella era una zona piena di acqua e con Cristo è proprio così, cambia tutto, sembra che c'è qualche difficoltà però restando saldi in quella posizione diventa acqua potabile. Dio ti Amen. benedica e grazie, 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 alla prossima. Prego. Pace. Guardiamo chi c'è dopo. Credo che ci sia il fratello Gaetano. Guarda, sì, sei proprio tu. Dio ti benedica. Mi senti? Mi senti? Bene, fammi sentire la connessione se va bene. Parla, parla. Ti ringrazio per aver pregato per quanti questa sera portiamo la parola di Dio, Amen. perché hai già il Signore ti ha ascoltato, il fratello che ha parlato prima di me mi ha anticipato in tante cose e l'ho ascoltato veramente felice di sentire quelle parole. So che lo Spirito Santo sta guidando anche questa sera. Gloria a Dio. Grazie al Signore. Vai avanti tranquillo, Gaetano, e lasciati guidare dallo Spirito Santo, perché lui compie l'opera. Noi arriviamo agli orecchi, lui Amen, arriva al cuore, va bene? gloria a Dio. Oggi vorrei parlare del punto di riferimento che il Signore ha dato ad ognuno di noi. Leggo in Amos al capitolo 7, verso 7. Amos è un profeta del Vecchio Testamento, è uno di quelli considerati profeti minori, per capirci. Amos capitolo 7, leggo dal verso 7 fino al verso 9. Il Signore sia lodato. Egli mi diede questa visione. Ecco, il Signore stava sopra un muro tirato a piombo ed aveva in mano un piombino. E l'Eterno mi disse: Amos, che vedi? Io risposi: un piombino. E il Signore disse: ecco, io pongo il piombino in mezzo al mio popolo di Israele. Io non gli userò più oltre tolleranza. Saranno devastati gli alti luoghi di sacco, i santuari di Israele saranno distrutti. Ed io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Gloria a Dio. Signore, guida questa parola. Amen. Dio ha dato ad Amos questa visione. Amos ha visto l'Eterno sopra un muro. Poi, studiando la Bibbia più avanti, si vede che ha visto Gesù, perché questo nome che noi traduciamo con l'Eterno, qualcuno traduce con Yahweh. Qualcuno traduce con Geova, è un errore, ma viene tradotto anche con Geova. Questo nome non è applicato solo a Dio Padre, ma è applicato a tutta la Trinità. Gesù viene chiamato l'Eterno, lo Spirito Santo viene chiamato l'Eterno, Dio Padre viene chiamato l'Eterno. Amos ha visto l'Eterno, ha visto Gesù perché poi si vede più avanti studiando il profeta Amos. E quell'uomo gli disse: cosa vedi?
Perché? Perché questa parola doveva arrivare fino a noi. Doveva essere chiaro quello che Amos stava vedendo. E Amos gli disse: vedo un piombino. Cos'è il piombino? Il piombino è uno strumento di lavoro di chi edifica le case, di chi fa un muro. Il piombino serve a vedere se il muro è dritto, se è a parete, se è corretto come lo stanno costruendo. Perché la luce inganna. A volte uno vede che quella cosa sta dritta, mentre è diverso, non serve un punto di riferimento. Oggi ci sono riferimenti elettronici, oggi ci sono le livelle laser. Noi abbiamo un fratello che è attrezzato con tutta questa strumentazione elettronica per costruire, che quando fa un muro sembra che stia facendo non so che cosa con tutta strumentazione elettronica. Ma allora c'era il filo a piombo. Usavano quello, ma ancora oggi viene usato dai maestri costruttori. Questo filo a piombo serviva a vedere, a verificare che quel muro fosse veramente come doveva essere. E Dio dice: io metterò il mio filo a piombo in mezzo al mio popolo. Non userò oltre tolleranza. Perché dice queste parole? Perché quando c'è una costruzione, se quella costruzione parte storta, non sarà mai dritta. Potranno fare tutti gli aggiustamenti che vogliono, potranno limare quelle parti che escono fuori, ma la costruzione deve partire come si deve. Deve essere dritta e deve sostenere il peso della casa, altrimenti non sarà mai come deve essere. Io da ragazzo ci ho lavorato un poco, non era il mio mestiere, però ho aiutato muratori che avevano bisogno d'aiuto. E una volta sono rimasto impressionato quando è arrivato il mastro, il responsabile del lavoro che avevamo fatto, e ha preso a calci dei muretti che erano stati fatti, quelli portanti, che devono essere i muretti portanti, li ha buttati a terra e ha detto: non vanno, non sono come dovrebbero essere. Stavamo facendo un garage. Questo garage non sarà mai come deve essere. E quindi siamo rimasti, cioè ore di lavoro sprecate, sì, ore di lavoro buttate via perché non erano state fatte come dovevano essere. E così vale anche spiritualmente. Dio ha dato un momento in cui ha chiamato il profeta Amos e ha detto: non va, spiritualmente non va come il mio popolo mi adora. E infatti dice al verso 9, lo dice chiaro: saranno devastati gli alti luoghi di Isacco, cioè i posti dove andavano ad adorare. I santuari di Israele saranno distrutti. Quindi sta parlando dell'adorazione che quel popolo aveva per lui e che Dio non accettava. E ha voluto mettere un elemento di controllo. Questo elemento di controllo, quando è arrivato, è la parola fatta carne. Noi l'abbiamo chiamato Gesù. Nella storia, quelli che hanno scritto la storia, perché i romani avevano quelli che scrivevano le cronache dei romani, l'hanno chiamato Yusuf ben Yosef, sarebbe Gesù figlio di Giuseppe, così nella storia viene conosciuto in questo modo. Noi cristiani semplicemente Gesù. E questo Gesù, la parola fatta carne, è stato il piombino, quello che ha fatto vedere chi veramente voleva lodare il Signore, seguire il Signore, chi era di cuore verso il Signore e chi invece era lì per una struttura, per una forma. E questa parola che a quel tempo è stata fatta carne, ancora oggi è arrivata a noi e la chiamiamo Bibbia. Insieme di libri è la traduzione. Ma è tutta la parola che Dio ha dato per essere la guida verso l'uomo che veramente vuole seguire il Signore, che veramente vuole essere un cristiano seguace di Cristo. Il piombino è l'elemento di controllo se tutto va bene, se tutto è stato fatto come doveva essere. La Bibbia è il punto di riferimento per il cristiano che veramente vuole servire il Signore. Purtroppo il cristianesimo è inquinato da tradizioni che sono state aggiunte negli anni. Oggi c'è gente che crede veramente
che donando soldi ad una chiesa, facendo fare delle messe, facendo, può andare in paradiso. Ha saltato la parte dove Gesù dice che è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo e che se non si va al Padre se non per mezzo di lui, e quindi prega santi, prega, fa delle feste, elementi inseriti negli anni dalla tradizione che sembrano corretti. Sembrano come quando uno vede un muro ed è ingannato dalla luce, sì, è perfettamente dritto, poi invece mette il filo a piombo, no, questo muro non va, è da rifare. Spiritualmente, tante cose nel cristianesimo oggi non sono come dovrebbero essere. E allora qual è il consiglio del cristiano? Io lo dico, ma io lo dico sinceramente, ma se lo chiedete a me, io vi posso dare la mia esperienza, quello che io vivo col Signore, ma se leggete nella Bibbia c'è il vero punto di riferimento. Non è una persona il punto di riferimento, non è una istituzione religiosa, non è, lo chiedete a un prete, vi dirà quello che dice la Chiesa Cattolica, lo chiedete a un testimone di Geova, quello che dice la Torre di Guardia, non siamo gli uomini i punti di riferimento. Il punto di riferimento che Dio ha dato è la Bibbia, è la parola di Dio. Quella è la verità per esserci un muro così come Dio lo vuole costruire. La vera edificazione parte dall'essere in linea con la parola di Dio. E allora, se ci sono delle cose che noi pensiamo e non vediamo la benedizione di Dio, andiamo a confrontare con la parola, andiamo a vedere cosa non va, andiamo in ogni cosa. Dio non solo ha fatto scrivere ai profeti la sua parola, ma ha dato la guida dello Spirito Santo, perché chiunque prende quella parola, chiunque prende la Bibbia in mano e la prende con un cuore dedicato al Signore, non vuole trovare le caratteristiche speciali, ma vuole conoscere la volontà di Dio, lo Spirito Santo aiuta a capire. Lo Spirito Santo aiuta a leggere, aiuta chi vuole veramente servire il Signore. E questa è la cosa particolare, che questa parola è stata data a un profeta che si chiama Amos, che non era un vero profeta. Al tempo di Amos c'era la scuola dei profeti, era una vecchia scuola che aveva istituito Isaia, che serviva a dare ai profeti, a chi voleva dedicarsi al Signore, una cultura anche biblica, spirituale, un modo di ragionare. Quindi c'era qualcosa di importante per il Signore. Solo che poi è successo che si sono inorgogliti, che si sono sentiti solo loro, quelli che conoscevano la rivelazione di Dio. Si sono innalzati con i loro cuori e hanno finito di essere i tramiti, hanno finito di essere quelli che dovevano portare la parola di Dio. E Dio si è scelto di uno che pasturava le pecore, non sapeva niente, non era preparato a fare il profeta. Ma Dio non guarda la preparazione, Dio non guarda quanto è bello, quanto è ricco, quanto è grande, Dio guarda quanto è predisposto l'animo di quella persona, Dio guarda il cuore, si dice così nel gergo corrente. E il cuore di Amos era dedicato a Dio. Amos voleva veramente che la volontà di Dio si adempisse e si è messo a disposizione. Dice: ma io non sono neanche un profeta, e che cosa dirò io al popolo? E Dio gli ha dato il messaggio. E quando gli ha dato il messaggio, gli ha dato la guida dello Spirito Santo per poter portare quel messaggio. E allora io voglio chiedere ai miei fratelli, quelli che mi state ascoltando, vi state confrontando con la parola di Dio per ogni pensiero che avete? Per ogni cosa, muri nella casa ce ne sono tanti, non ce n'è uno solo. C'è, ok, il muro portante, quello che vogliamo chiamarlo fede spiritualmente, ma poi ci sono tanti altri muri che compongono la casa. Ogni cosa deve essere confrontata con la parola di Dio. Quello è l'elemento di controllo, quello è il punto di riferimento.
Il fratello che mi ha preceduto parlava del popolo di Israele, di quante cose sono accadute al popolo di Israele che oggi servono per esempio a noi, noi che siamo l'Israele spirituale, noi che siamo il popolo di Dio, di proseguo a quello che Dio ha fatto allora. Abbiamo una grande responsabilità che è quella di portare la parola, invece di inorgoglirci come hanno fatto questi. Confrontiamoci. Come vogliamo essere? Vogliamo essere come il profeta Amos, che non era dotato, non era dotato, non aveva scuola, non aveva, ma Dio lo ha dotato. Dio non sceglie i dotati, ma dota quelli che lui ha scelto. Così è col Signore. Quelli che lui ha scelto gli dà la guida dello Spirito Santo, gli dà la possibilità di parlare con franchezza della parola di Dio. E ci invita solo a confrontarci ogni momento con la linea che lui ci ha dato. Quando facciamo qualcosa, quando facciamo un pensiero all'interno della chiesa, quando facciamo un pensiero all'interno del lavoro, tengo rancore, però io questa cosa non c'entra niente con il Signore, me la gestisco. Questo ti sta dicendo il Signore. Così ti ha insegnato la parola di Dio, prova a confrontarti. Faccio l'offerta in chiesa, ma ok, metto quella somma. Parlando di offerte, fratello, a volte ci si sente a posto perché è passato il fratello che raccoglie in comunità e gli abbiamo messo l'euro. E che è lo stesso euro che diamo quando qualcuno per strada ci ferma e ci dice mi aiuta per mangiare, mi aiuta e gli diamo un euro. E trattiamo il Signore come qualcuno che sta domandando. E allora ci sentiamo a posto, ci sentiamo a posto col nostro animo, ci siamo messi a posto, siamo stati presenti in chiesa, abbiamo messo l'euro nella colletta. Ma il Signore ti invita ad una piena comunione. Il Signore ti sta invitando a dedicare tempo a Dio perché su quel tempo ti dà la guida dello Spirito Santo, a mettere a disposizione quello che hai per il Signore, perché su quello Dio ti benedice. Io non mi sono messo d'accordo col fratello Cataldo, però per favore mettete la scritta sotto. Con l'Iban, con un modo per poter fare un'offerta a parole di vita, perché vorrei parlare anche di questo. Noi accendiamo la televisione e ringraziamo il Signore perché parole di vita arriva tramite televisione, arriva tramite telefono, arriva col satellite, arriva in tanti modi. Ma questa, il fratello Cataldo si dedica ogni momento a questa televisione, ogni sera è lì, lo vediamo trasmettere, sentiamo la guida dello Spirito Santo. Io a volte la mattina attacco il telefono, lo metto da parte quando sono solo in ufficio, non ho una grande compagnia, il fratello Cataldo, oppure quando guido, c'è il fratello Cataldo con me e Dio gli dà, Dio lo benedice su questo e noi riceviamo, noi sappiamo che la parola. Noi sappiamo che l'acqua della vita è gratuita, ma il secchio lo dobbiamo pagare. È questo. E allora, se vogliamo confrontarci col Signore, Dio mi ha dato, io do a Dio. Dio mi ha dato, Dio mi benedice, Dio mi dà la salute, mi dà la possibilità di lavorare, Dio mi dà una famiglia per come mi ha benedetto, per come anche mi ha guidato nel curarla. E io ringrazio il Signore, lo voglio ringraziare in tutti i modi, grazie alla regia che mi segue sempre. Fratelli, non pensiamo che il Signore è distante, il Signore è con noi in ogni momento. E se noi vogliamo agire per il Signore, se io voglio partecipare all'opera del fratello Cataldo, non mi posso mettere in televisione come lui, non farei solo danno se mi mettessi avanti così. Il Signore ha chiamato lui per fare questo lavoro, lo sta benedicendo, gli sta dando la guida dello Spirito Santo. Come posso aiutarlo? Quello che ho pensato io, bonifico bancario, ok, facciamo questo. In qualche modo voglio partecipare all'opera di Dio. Voglio partecipare,
Poi il fratello mi chiama per parlare, per predicare nelle staffette di preghiera. Gloria a Dio, partecipo in questo modo. Poi si parla, poi c'è un gruppo di dei fratelli rumeni a cui ho mandato il link della predicazione in rumeno. Gloria a Dio, voglio partecipare all'opera di Dio. E Dio mi guida e mi aiuta per le cose in cui posso. E io ringrazio il Signore. Ringrazio perché mi ha dato un filo a piombo, un qualcosa che non è maneabile, non è cambiato, in migliaia di anni non è cambiata. La parola di Dio è ferma, è stabile ed è quello il punto di riferimento che il Signore ci ha dato. È quello il punto di riferimento. Ritornando alle offerte, ricordatevi la vedova. Ha dato tutto quello che aveva, gli altri hanno dato quello che era in più nelle loro tasche. Che differenza c'è stato? Dio ha benedetto il gesto della vedova, Dio l'ha benedetta e ancora oggi parliamo di lei perché il Signore non cerca chi si misura, non cerca chi è bravo come quei profeti che sono convissuti insieme ad Amos. Dio non li ha degnati della sua parola. Dio ha chiamato Amos, che era l'ultimo, che era quello che non contava niente. Dio ha chiamato me, che così per portare la sua parola. E io chiedo in ogni momento la guida dello Spirito Santo, perché so che con la guida dello Spirito Santo ottengo la vittoria. Con la guida dello Spirito Santo, la parola giusta per poter predicare secondo quello che Dio mi dà. Non solo questo, in ogni cosa, quel filo a piombo nella vita. Vorrei leggere un altro versetto, per come il Salmo 119, è un salmo molto lungo, ma leggo solo tre versetti, 9, 10 e 11. Il primo versetto, il 9, è preoccupante. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Custodendo le tue parole. Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Gloria a Dio. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Come potrà il giovane pieno di energie, il giovane pieno di ormoni, il giovane vuole fare esperienze, si vuole muovere? Come fa a tenere pura la sua via? Una sola soluzione dà il Signore, custodendo le tue parole, stando tenendo nel cuore, confrontando la sua via con le cose che fa, le cose che dice, le cose che pensa, con la parola di Dio. E lì il giovane vedrà la benedizione di Dio, come la stiamo vedendo quelli più anziani, quelli più grandi, che siamo un po' più avanti. Il giovane le fa le sue esperienze, le farà, si muove. È normale che sia così. Nelle chiese vediamo tanto movimento da parte dei giovani, negativo e positivo, ma io lo vedo sempre positivo perché il Signore poi dà benedizione in quella chiesa tramite l'energia che portano i giovani. E come fa il giovane con tutto questo carico a tenere pura la sua via? Custodendo le parole del Signore. A noi sta questo, dare ai giovani la parola di Dio. Poi è inutile la costrizione, è inutile la restrizione, è inutile qualunque cosa noi pensiamo di umano, è inutile perché è Dio che tocca il cuore. Passandomi la linea, il pastore Cataldo ha detto: noi possiamo arrivare fino alla testa delle persone, ma il cuore lo tocca il Signore, vale anche per i nostri figli. Noi possiamo insegnargli con il nostro comportamento che abbiamo un punto di riferimento, che è la parola di Dio. Abbiamo un punto di riferimento fermo nella nostra vita. Noi possiamo insegnargli che è quello il nostro punto di riferimento. Poi sarà il Signore ad agire nel cuore di quanti noi amiamo, di quanti noi preghiamo per loro, vedendo il nostro esempio, sentendo quello che noi diciamo. Non solo a parole, ma soprattutto col nostro modo di essere e di vivere. E così poi potremo dire il seguito.
Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti, perché sapeva che benedizione c'è nella via del Signore. Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti col peccato. Gloria a Dio. Non voglio offenderti col peccato, Signore. Conservo nel cuore le tue parole. Poi magari sbagliamo. Poi siamo esseri umani. Ma non è quello che fa la differenza. La differenza lo fa il cuore predisposto verso l'opera di Dio e verso il Signore. Questa sera voglio pregare per quanti state ascoltando, per quanti siete con noi, per quanti state sentendo che il Signore ha dato un punto di riferimento. E questo punto di riferimento, io voglio pregare il Signore che come l'ha dato nella mia vita e mi ha rivoluzionato la vita, lo possa dare anche a voi e che ci sia tanto di positivo nella vita di quanti sentono che il Signore è presente nel loro, attorno a loro, dentro di loro, nella loro famiglia. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Grazie perché in questa sera tu hai parlato. Grazie perché in questa sera tu stai guidando quanti siamo collegati per portare la tua parola, per fare sentire la tua voce, Signore, a quanti in questo momento sono collegati. Benedicici insieme, Signore. Benedicici insieme, guidaci. Dai tu, Signore, la benedizione a quanti in questo momento la stanno chiedendo. Signore, per quanti hanno sentito nel cuore di confrontare i loro pensieri, il loro comportamento, il loro essere con la tua parola, per quanti hanno sentito nel cuore di non dare per scontato quanto è il tuo pensiero, Signore, li vogliamo mettere davanti a te affinché la guida del tuo spirito possa essere con loro, affinché la benedizione che viene dal Padre possa essere, Signore, nella loro vita attraverso la comunione di Gesù Cristo. Grazie, Signore. Grazie per questa trasmissione. Grazie per quanti sentono nel cuore di sostenere parole di vita. Grazie, Signore. Ti preghiamo per loro a uno, singolarmente. Signore, li mettiamo nelle tue mani affinché, Signore, possano vedere il ritorno di questa benedizione, possano sentire, Signore, nella loro vita, nella loro famiglia, nella loro casa, nel loro lavoro, Signore, la tua benedizione, la tua presenza, la guida dello Spirito Santo quando parlano. Fai, Signore, che ogni cosa possa essere benedetta da te per quanti si prestano a te. Grazie Signore, continua a benedire, continua a guidare il pastore Cataldo affinché, Signore, possa essere sempre un tuo servo guidato da te, unto da te, che possa arrivare la tua parola a quanti, Signore, sentono da parte tua di accendere questo programma, di seguire, di Signore, parla tu, Signore, verifica tu i cuori, fai, Signore, che in ogni cuore non ci siano angoli bui, ma questo filo a piombo possa essere un controllo continuo nella vita di quanti scelgono di seguirti. Continua a benedire, Signore. Continua a essere presente. Benedici quanti lavorano all'interno di Parole di Vita, quanti stampano i calendari, quanti, Signore, lavorano nella regia, quanti, Signore, si adoperano anche dando un passaggio a quanti vogliono seguire. Benedici tu, Signore. Metti tu, Signore, in ogni cosa per questa nuova opera di che si sta prestando parole di vita per la zona della Romania, della parte est Europa, Signore, la mettiamo nelle tue mani affinché, Signore, la tua benedizione, la tua guida in ogni passo possa fare sentire la tua parola anche in quelle zone. Continua a benedire, Signore, perché abbiamo bisogno di te. Continua a guidarci perché vogliamo essere il tuo popolo in ogni cosa. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie, grazie, grazie Signore, grazie Signore, Gloria a Dio. grazie. Grazie. E siamo contenti, Gaetano, di come il Signore si serve di questo canale perché il fatto della Amen. Romania, se ci sono dei credenti che hanno bisogno di messaggi tradotti in rumeno, abbiamo due fratelli che si interessano della traduzione in rumeno perché abbiamo 2 ore al giorno su una televisione rumena che prende tutta la Romania e stiamo aprendo anche un canale Facebook e YouTube che seguiremo e c'è una sorella che segue questo, che parla bene
l'italiano, ma è anche un'ispirazione continua, parole di vita. Noi ringraziamo Dio perché ci sono piccole chiese che ci chiedono i libri di cantici per cantare, si scaricano i cantici da YouTube perché ce ne sono 190, sono semplici, orecchiabili, insieme al libro. Ci sono tanti che vengono ispirati per la predicazione. Abbiamo dei preti che vengono per chiederci dei film che trasmettono nelle loro chiese. Ci chiedono i libretti della scuola domenicale per istruire i bambini nella loro chiesa. E noi, la nostra missione, la nostra parrocchia è il mondo, perciò siamo contenti di allargare dovunque ci possiamo muovere, perché il Signore continua a salvare qualsiasi persona si avvicina a Lui col cuore. Grazie, Dio ti benedica, alla prossima, Dio piacendo. Pace del Signore a tutti. Pace, pace. Credo che adesso abbiamo il fratello Diego, guardiamo se c'è dietro le quinte. Pace, mi senti? Benissimo, Sì, la sento benissimo, pace. allora vai avanti tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Gloria a Dio. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ancora una volta un privilegio essere qua, nonché un onore. E come facciamo di consueto, ti chiedo ancora se tu ti puoi fermare un minuto, dovunque tu sia, se possibile, per invocare il Signore. La parola di Dio dice, Geremia 33, versetto 3, invocami ed io ti risponderò. Quindi, assieme, vogliamo ancora invocare il nome del Signore. Amen. Padre, ti rendiamo grazie, grazie di poter ancora essere qua e trasmettere, Signore, un tuo messaggio a quante persone stanno seguendo questa programmazione, a tutti coloro che oltre a questo momento, poi ancora riceveranno dopo i messaggi che tu, Signore, in questa sera hai in serbo per il tuo popolo in tutto il mondo, Signore, e che tu hai messo nel cuore di ognuno dei tuoi servi, Signore. Benedetto sia il tuo nome. Vogliamo benedire ogni persona, ogni uomo, ogni donna, ogni famiglia che sta ricevendo la tua parola che è vita per noi, la tua parola che è un alimento per noi, la tua parola che è l'acqua che sazia la nostra sete. Ti rendiamo grazie, Signore, benediciamo nel nome di Gesù Cristo ogni vita, ogni persona. E ti preghiamo, Spirito Santo, che tu possa veramente toccare ogni cuore, che tu possa veramente salvare, che tu possa veramente liberare, che tu possa veramente guarire nel nome di Gesù Cristo coloro che ne hanno bisogno. È ciò che noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Puoi dire amen. Alleluia. Benedetto è il nome del Signore. Ecco, questa sera vorrei condividere con te questo messaggio che deve essere una consapevolezza che ognuno di noi e che ognuno di voi, che noi dobbiamo avere, e cioè Dio desidera rivelarsi a noi, manifestarsi a noi, a te che stai ascoltando questa parola. Io ti voglio dire, Dio desidera, attraverso il suo figlio Gesù Cristo, rivelarsi a te.
manifestarsi a te. E noi comprenderemo questo, che il nostro Dio è un Dio che si manifesta, è un Dio che si rivela, è un Dio che parla. Non è un Dio, come dice la parola di Dio, che alcuni dei hanno bocca ma non parlano, hanno orecchie ma non ascoltano, hanno occhi ma non vedono. No, Dio non è così. Ele è un Dio che parla ai suoi, che si manifesta, che si rivela ai suoi. E lo Spirito Santo che ti guida desidera che tu sia pienamente consapevole di questo. Vogliamo leggere due testi biblici in questo momento. Il primo nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, dal primo versetto sino al versetto 7. Alleluia. Dice così: nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si coprivano la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipidi della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le mole dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Alleluia. Benedetto è il nome del Signore. Vogliamo ancora leggere per concludere la lettura nel libro delle Seconda Cronache, capitolo 26. Alleluia. Dal primo versetto, gloria a Dio, sino al versetto 10, che dice: poi tutto il popolo di Giuda prese Uzia, che aveva allora 16 anni, e lo fece re al posto di suo padre Amarsia. Egli costruì Elat e la riconquistò a Giuda. Dopo che il re si fu addormentato con il suo padre, Uzia aveva 16 anni quando iniziò a regnare, e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò
che è giusto agli occhi dell'Eterno, in tutto come aveva fatto Amazia, suo padre. Egli cercò Dio durante la vita di Zaccaria, che aveva intendimento delle visioni di Dio, finché l'Eterno Dio lo fece prosperare. Egli uscì e fece guerra ai Filistei, abbatté le mura di Gat, le mura di Yabne e le mura di Ashdod, e costruì città nelle vicinanze di Ashdod e tra i Filistei. Dio lo aiutò contro i Filistei, contro gli arabi che abitavano a Gurbaal e contro i Meuniti. Gli Ammoniti pagavano tributo a Uzia. La sua fama si sparse fino ai confini dell'Egitto, perché era divenuto molto potente. Uzia costruì pure delle torri a Gerusalemme, alla porta dell'angolo, alla porta della valle e sul cantone delle mura, e li fortificò. Egli costruì torri anche nel deserto, scavò molti pozzi, perché aveva un gran numero di bestiame, tanto nella parte bassa del paese che nella pianura. Aveva pure agricoltori e vignaiuoli sui monti e in Carmel, perché amava la terra. Gloria a Dio. Benedetto sia il nome del Signore. La maggior parte di noi conosciamo o abbiamo sentito parlare del profeta Isaia. Isaia che divenne conosciuto come il profeta messianico. Il suo libro addirittura lo chiamano il quinto Vangelo da come egli profetizzò riguardo al Messia. Ma è interessante il modo e il comportamento di Isaia. In questo modo e comportamento io voglio aprire una parentesi. Dal primo capitolo di Isaia fino al capitolo 5, noi vediamo un Isaia con un atteggiamento, con un comportamento. Noi sappiamo che egli apparteneva a una famiglia nobile. Noi sappiamo che egli aveva facilmente accesso al castello e alla presenza del re. E noi vediamo Isaia, dal primo capitolo sino al capitolo 5, un Isaia che portava bensì la parola dell'Eterno, ma le sue parole erano parole di giudizio. I suoi messaggi erano messaggi come questo che vi dirò: guai, guai a questo, guai al regno, guai a colui, guai a colei. Spesso noi vedremo, se leggiamo e meditiamo nei cinque primi capitoli di Isaia, egli usando questa parola. Il Signore desiderava di più di Isaia. Il Signore desiderava veramente rivelarsi a lui. In parallelo alla sua vita c'era questo re, Uzia, che veramente fu un re che
ha temuto il Signore e dalla sua giovinezza cercò il volto del Signore, cercò di servire e di fare ciò che era buono agli occhi di Dio. E dai suoi 16 anni Dio lo benedì in tal modo che egli riuscì a rivoluzionare la storia di quel momento del popolo di Giuda. Fortificò le mura, fortificò le difese, e costruì città, costruì torri, costruì armi che hanno rivoluzionato la storia di quel tempo. Finché lui, già in un tempo in cui era anziano, ha voluto compiere un atto disubbidendo Dio. E in questo noi dobbiamo stare attenti. Perché a volte noi passiamo una vita intera facendo ciò che è giusto, ciò che è buono. E a volte alla fine della vita incominciamo a fare le cose sbagliate. No, no. Nel nome di Gesù Cristo, continua vigile, continua attento, attenta, affinché tu possa dire alla fine dei tuoi giorni come Paolo: ho custodito la fede, ho finito la carriera, ma ho custodito la fede. Per non perdere la tua salvezza, per non perdere ciò di più prezioso che Dio ti ha concesso. Isaia aveva dei privilegi dinanzi al re Uzia. E forse può darsi che sia per questo che il suo messaggio era un messaggio duro, era un messaggio di giudizio. E forse fino a quel tempo Isaia, chissà, era più religioso che puro, semplice in ciò che Dio voleva da lui. Ma nel capitolo 6, egli comincia dicendo: nell'anno in cui morì il re Uzia. Quell'anno ha scosso il profeta. Quell'anno ha scosso l'interiore, la mente, il cuore, la vita del profeta. Perché chissà lui allora incominciò a pensare in cosa potrebbe accadere alla nazione, in cosa potrebbe accadere a lui stesso. Ed egli comincia a cercare il volto del Signore. E appunto, cercando il volto del Signore, cercando la presenza, ecco, lo Spirito Santo mi sta comandando di dirti: cerca la presenza, cerca il volto di Dio, cercalo. Gesù Cristo disse: chi cerca, incontra, chi bussa, la porta si apre, chi chiede, riceve. Isaia inizia una ricerca più grande di Dio. E in quell'anno lì, Dio si rivela a Isaia come non mai. Dio si manifesta. Ed egli ha una visione.
egli vide il Signore seduto su un alto ed elevato trono. Una visione splendorosa e una visione che anche scuote la sua vita. Dio desidera manifestarsi a te. Dio desidera rivelarsi a te. Dio desidera scuotere il tuo interiore. E se te, come Isaia fece, lo cerchi, lui lo farà. Lui lo farà. Perché è il desiderio di Dio questo. Isaia ha questa visione che oltre a scuotere il tempo, scuote anche la sua vita. E quando noi entriamo nel soprannaturale con Dio e di Dio, quando il soprannaturale di Dio si manifesta a noi, viene rivelato a noi. Ah, fratelli, amici, spettatori, è come se un specchio fosse messo dinanzi a noi, un grande specchio, dove noi dobbiamo riconoscere le nostre debolezze, i nostri errori, i nostri peccati, chi noi siamo. Io vedo Isaia mettendo, è come se io vedessi Isaia che mette la mano nei capelli e dice: guai a me, guai a me, perché io sono un uomo dalle labbra impure. Fratelli, ma non era il profeta questo? Non era il profeta di Dio che portava parole profetiche alla nazione, al popolo, al re, a tutti, parole di giudizio? E com'è possibile che il profeta possa dire: io sono un uomo dalle labbra impure? Fratelli, quando noi siamo religiosi e basta, il peccato ci avvolge, fratelli. Io voglio dirvi questo: Gesù Cristo non è venuto in questo mondo per creare una nuova religione, per portare una nuova religione, perché la religione c'era già. In Israele era il giudaismo, ma in tutte le altre nazioni del mondo c'era già nel tempo di Cristo. Roma aveva le sue religioni, i suoi dei. Gesù Cristo non è venuto a portare una nuova religione in questo mondo, ma egli è venuto per fondare, fondamentare, creare la sua Chiesa. La sua Chiesa. Ele disse a Pietro: Pietro, tu sei Pietro, cioè una pietra piccola. Pietro spiega quel dialogo che ebbe con Gesù nelle sue lettere. Ma io sono la rocca, e su questa pietra che sono io, Pietro, io edificherò la mia Chiesa. Fratelli, ciò che noi facciamo non deve diventare una religione, ma deve diventare il seguimento della grande missione che Cristo iniziò in questo mondo. Isaia seguiva i padroni di un profeta, aveva la caratteristica di un profeta, vestiti da profeta. Era nominato, riconosciuto profeta, ma aveva le labbra impure, perché era diventato religioso. Io ti voglio dire in questa sera: la religione non può salvare, ma Gesù Cristo sì.
Gesù Cristo salva. Gesù Cristo mi avvicina a Dio. E Egli disse in Giovanni capitolo 14, versetto 6, io sono la verità, io sono la vita. Io sono la via, nessuno viene al Padre se non attraverso di me. È solo attraverso Gesù Cristo che è possibile accedere al Padre. Ed è per questo che Lui fondò, creò la Chiesa, affinché le persone si avvicinino a Lui e si avvicinino al Padre. Isaia riconosce dinanzi al soprannaturale di Dio il suo stato di uomo impuro, di un uomo che ancora peccava, di un uomo che ancora aveva bisogno di essere perdonato e lavato e purificato. Io so che tu che mi stai ascoltando, qualcuno, qualcuna che mi sta ascoltando, vivi come se avesse un peso sopra la tua spalla. Tu cammini con un peso, tu senti oppressione, tu sei avvolto, alcune delle persone, di depressione. Il peccato che ti circonda, la impurità, le tue labbra che pronunciano cose, parole che non devono essere pronunciate, parole a volte di giudizio, parole offensive, parole difensive. E tu sei come Isaia. E io continuo a dirti, impulsionato, mosso dallo Spirito Santo, Dio desidera rivelarsi a te. Dio desidera perdonare i tuoi peccati. Dio desidera purificarti. Dio desidera togliere questo peso, questa oppressione, questa depressione. Isaia riconosce. È il primo passo per far sì che Dio si riveli a te, si manifesti a te, è appunto questo, riconoscere le tue mancanze, riconoscere la tua debolezza, riconoscere i tuoi sbagli dinanzi alla sua presenza. Isaia stava dicendo a Dio, io sono un peccatore, nonostante conoscere la Torah, le leggi, le parole di Dio, io continuo a peccare, le mie labbra continuano a dire cose impure, e chissà anche tu continui a dire cose impure, a pensare cose impure, avere dei sentimenti impuri. Dio desidera in questa sera liberarti, toccare le tue labbra, toccare la tua mente, toccare il tuo cuore. Isaia riconosce. Io vorrei invitarti a riconoscere oggi, affinché Dio possa veramente spiare, liberare, perdonare i tuoi peccati. E mentre Isaia sta in quell'atto, in quella preghiera di riconoscenza, dichiarando, riconoscendo che lui era un peccatore, dice la parola di Dio che uno dei serafini vola verso di lui. E con un carbone ardente tolto dall'altare, tocca le sue labbra e gli dà un messaggio. Alleluia.
Che messaggio meraviglioso. Le tue labbra sono toccate. Il tuo peccato è stato espiato. Alleluia. Se tu credi oggi, Gesù Cristo getterà i tuoi peccati, i tuoi errori nel mare della dimenticanza e perdonerà i tuoi peccati. Ma certo è che Egli desidera manifestarsi a te, che Egli desidera rivelarsi a te come l'unico e sufficiente Salvatore, che Egli desidera, come fece Isaia, cambiare la tua storia, perché dopo questo avvenimento, dopo che Dio si rivela a lui, la vita e il ministero di Isaia cambia. Le parole di giudizio escono dalla sua bocca. E allora lui comincia veramente a trasmettere l'oracolo di Dio, la rivelazione di Dio, le rivelazioni. Appunto di essere colui che ha profetizzato di più riguardo all'avvenimento del Messia, alla venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dio desidera rivelarsi a te, come fece con Isaia. Ele desidera manifestarsi a te. Ma in questo momento, lo Spirito Santo mi rivela che ci sono persone che hanno bisogno di ricevere oggi il perdono di Dio, che hanno bisogno di confessare, come fece Isaia, che confessa. La parola di Dio dice: quello che confessa riceve misericordia, quello che confessa e lascia il suo peccato riceve misericordia. Oggi lo Spirito Santo sta parlando con te e desidera veramente riportarti alla retta via per fare un cambiamento nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua vita spirituale. Io voglio invitarti in questo momento, te che stai sentendo il tocco dello Spirito, te che stai ricevendo questa parola e tu sai che in questo momento è Dio stesso che ti sta parlando. Lo Spirito Santo mi comanda di dirti: io ho una opera nella tua vita, figlio. Io ho una opera nella tua vita, figlio. E come ho fatto a Isaia, desidero realizzare un cambiamento nel nome di Gesù Cristo. Vorrei invitarti a pregare con me. Se tu puoi inginocchiarti, sedersi e confessare a Dio questa cosa che ti sta legando, magari nella tua mente, magari nel tuo cuore, magari sono le tue parole come erano di Isaia. E noi assieme adesso vogliamo confessare, perché Dio, attraverso lo Spirito Santo, toccherà oggi la tua mente, il tuo cuore, le tue labbra, i tuoi peccati. Se tu veramente li confessi oggi, verranno espiati, verranno perdonati. Alleluia. Prega con me nel nome di Gesù. Signore, ti rendiamo grazie per la tua parola, che è vivente, che è efficace, che è più affilata che una spada a doppio taglio,
Essa penetra sino alla divisione dell'anima, dello spirito, giunte midola. Essa ha il potere di discernere ciò che è nella mente, nel cuore degli uomini. E come lo stesso profeta Isaia disse, essa non torna vuota senza prima fare ciò che gradisce a te. Signore, ci sono molte persone che in questo momento stanno realizzando questa preghiera e assieme a loro voglio fare le confessioni dinanzi alla tua presenza dei nostri errori, delle nostre mancanze, delle nostre debolezze, dei nostri peccati, nella mente, nei nostri sentimenti, nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti, nelle nostre parole. Noi confessiamo, Signore, siamo peccatori. Abbiamo bisogno, Signore, che il tuo sangue oggi ci lavi. Oh, perdonaci, Signore, perché siamo peccatori e desideriamo avere quella trasformazione. Desideriamo, Signore, che tu possa rivelarci a noi, che tu possa manifestarsi a noi. Oh, Spirito Santo, tocca, tocca in questo momento, questo uomo, questa donna, questo ragazzo, questa ragazza, questa persona, nel nome di Gesù Cristo. Ricevi il tocco dello Spirito e ricevi oggi la liberazione, nel nome di Gesù, questo peso che lui, lei sta caricando. Si libero nel nome di Gesù Cristo di ogni oppressione, di ogni depressione che sta coinvolgendo i sentimenti, la vita. Ricevi liberazione oggi nel nome di Gesù Cristo. Padre, noi ti glorifichiamo. Io credo che tu ti manifesterai, lo stai facendo adesso, ai tuoi figli, alle tue figlie. E noi ti ringraziamo per questo, perché tu sei fedele, perché tu sei un Dio amorevole, perché tu sei il nostro Salvatore, il nostro Liberatore, il nostro Redentore. Ti rendiamo grazie. Ti rendiamo grazie ancora per fratello Cataldo, tutta la sua famiglia, tutta la regia, tutto questo programma. Noi benediciamo ciascuno di loro nel nome di Gesù Cristo. E profetizziamo, Signore, ancora una porzione potente, raddoppiata del tuo spirito su di loro, per fare grandi segni sulla terra. Ti rendiamo grazie, Padre, per la tua bontà, nel nome di Gesù. Alleluia. Tu puoi dire amen? Alleluia. Dio vi benedica. Gloria al Grazie, Signore, fratello Cataldo. grazie, grazie, grazie a te, grazie per la parola perché questo è un momento bellissimo e particolare. Mi sento qualcosa da aggiungere per qualcuno che ha perso qualche caro, perché realmente questa lettura è di grande aiuto. Sai, il fratello l'ha spiegato bene, ma non è che voglio aggiungere, è giusto per pregare insieme con chi si trova in una situazione. Allora, questo profeta era grande amico del re, entrava e usciva da casa sua come se nulla fosse. Quando il re è morto, realmente lui era profeta, ma non c'era un conduttore nel popolo. E allora la preoccupazione l'ha vinto che non sapeva che risposta dare, ci poteva essere anche una rivolta che lo avrebbe ucciso, perché succede anche questo nel popolo religioso. E lì si è messo di più a cercare il Signore. E una parola anche che serve, oltre a quello che il Signore ci ha dato, per te sorella, forse hai perso tuo marito, per te fratello, hai perso tua moglie, un figlio, qualcuno che realmente stai passando, attraversando un momento particolare. Questo profeta realmente è un esempio, perché molte volte noi diamo spazio allo scoraggiamento, invece
questo che si trovava in quella situazione, che era da sacerdote, era passato profeta, aveva aumentato i suoi gradi perché la chiamata era aumentata, ma la difficoltà di avere una nazione non è come avere una famiglia, e lui si trovava allo sbando, poteva arrivare anche un re iniquo che lo faceva fuori, perché questo lo leggiamo nella storia di Israele, ma lui ci ha dato un esempio. Sorella, se tu hai perso qualcuno che ti sosteneva, tua mamma, tuo padre, molte volte noi restiamo per mesi e andiamo in depressione riguardo a certi fenomeni, a certe cose che accadono nella nostra casa. Questa sera questa parola ti è di aiuto, perché questo grande profeta di Dio non si è scoraggiato, ha cercato di più il Signore, alleluia. E il Signore gli ha dato in compenso molto di più che avere il re, perché c'era il re dei re con lui che ha incominciato a prospettargli delle cose diverse, spirituali, profondità spirituali, che è diventato attraverso questa riconsacrazione a Dio. Bellissimo. Sorella, non piangere più per tuo marito, perché Davide, quando seppe che suo figlio era morto, disse: portatemi da mangiare, perché sono io che devo andare da lui. Siamo noi che dobbiamo andare da lui, sorella. Non piangere più per tua moglie, perché siamo noi che dobbiamo andare lì. Non piangere più per tua figlia, per tuo figlio, per quello che... Siamo noi che dobbiamo andare. Invece prepariamoci meglio, affrontiamo con il Signore il nostro futuro, perché come abbiamo visto il Signore si è servito di Diego per portarci una parola dove noi abbiamo un punto di riferimento che funziona, ha funzionato, e questi sono gli esempi che troviamo nella Bibbia che ci aiutano, che in momenti di difficoltà, anziché ripiegare e dare spazio al diavolo che ci vuole incastrare, metterci in un angolo e massacrarci, da farci scendere in depressione, in sconforto, la parola di Dio ci dà degli esempi che quando andiamo a Lui, impegnati di più a cercare il Signore, vedrai che il Signore cambia la scena. Grazie, non ho voluto fare un altro sermone, perché questa era una parola che mi veniva da parte del Signore per una categoria che ne ha bisogno e ne abbiamo tutti bisogno. Va bene? Grazie, Dio ti benedica. Amen. Ed ora abbiamo il fratello Crociani, Gabriele. Gabriele, credo che sia dietro la tenda. Pace, mi senti? Pace, perfetto. Bene. Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo, grazie al Signore. Funziona bene, mi pare. Prova a parlare, così siamo certi. È una gioia stare insieme. Va bene, allora vai avanti tranquillo. Amen. Signore possa benedire ciascuno di voi, te personalmente, no? Il noi è sempre aleatorio. Dio benedica te. E questa sera, quando ringrazio il fratello Cataldo per, come sempre, appena ho sentito di questo invito, c'è stato qualcosa che mi ha colpito il cuore. Voglio darti dei versetti che sottolineo spesso, a parte sottolineare nella Bibbia, ma proprio miei, li ho fatti diventare mie realtà, e medito questi versetti e dopo la meditazione inizio a vederli fisicamente nel mio cuore. Ho personalizzato questi versetti. Che bene è la parola di Dio se non diventa, dopo che parte da Lui, la mia parola, cioè la pietra di fondamento della mia situazione. Se resta lettera, è morta, muoio. Ma se
in Cristo prende vita, diventa quello spirito vivificante che vivifica il mio cuore. Allora vi do questi versetti, li leggerò e pregherò insieme a voi. Io sto sentendo che molte persone hanno bisogno di questa realtà e devo ubbidire quello che lo Spirito Santo mi dà da dire, devo ubbidire, devo far sì che tutto quello che avverto, percepisco, sento da Lui, lo devo parlare. E c'è questa difficoltà, siamo abituati, sto parlando della Chiesa Evangelica in generale, no? Siamo tutti molto bravi a parlare, si sa la dottrina, si sa tutto quanto, ma se non prende vita e forza questa parola di Dio nella nostra vita, non è possibile far finire tutto in un incontro, in un culto, in un seminario, ci spostiamo, no. Ogni parola che procede da Dio ha effetto. E in questa sera voglio iniziare con un salmo che sappiamo tutti quanti, il salmo 23, è il versetto 6, che dice così: certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Fallo diventare tuo, possa rendere, prendere, esplodere nel nostro cuore. Come? Quando stai passando nella tua giornata, Signore, quando ogni giorno che tu mi dai è un tuo regalo, ma io voglio che questo mio giorno possa essere accompagnato sempre dalla tua bontà e dal tuo bene, e io abiterò nella casa tua. Non è che vado in chiesa, non devo andare in chiesa tutti i giorni. Non scordiamoci che io e te sono il tempio dello Spirito Santo. Io non devo andare in chiesa, nel locale, nell'assemblea. Sono io che per la sua grazia sono il suo tempio, il tempio dello Spirito. E quando cammino, non sono io che mi sposto, è lui che deve spostarmi, è lui che deve mettere nella mia bocca le sue parole, i suoi concetti, la sua comunicazione, la sua motivazione, la sua risposta, la gloriosa abbondanza che c'è nel nostro Signore che l'ha dato a ciascuno di noi. Allora mi accompagneranno, ti accompagneranno, dillo anche te, ogni giorno sarò accompagnato dal tuo bene e dalla tua bontà. Dillo, ogni giorno sarò accompagnato dal tuo bene e dalla tua bontà, e io abiterò, non mi fermerò, salmo 1, non mi fermerò con lo schernitore, con le chiacchiere televisive, con gli spettacoli tristi e veramente folli a volte. Tutti parlano, dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo di Dio che vuole parlarti direttamente. Allora beni e bontà, beni e benignità, bontà e misericordia tutti i giorni ti accompagneranno se tu credi a questo. Salmo 5:12, che dice così: perché tu, o Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Che gloriosa realtà! Tu, Signore, benedici il giusto, e io e chiunque ha invocato il tuo nome, e chiunque ha ricevuto la tua salvezza, è stato fatto giusto. Il mio peccato l'hai preso tu e m'hai dato la tua giustizia, e con il tuo favore mi circonderai come uno scudo. Non sono abbattuto, non sono calpestato, non vivo nella tua ira, nel tuo giudizio, ma vivo nel tuo favore. Chi è in te sa cosa significa il giubilare, chi è in te sa che significa poter vivere
costantemente circondato dal tuo favore come uno scudo che il diavolo vorrebbe distruggere, le sue frecce incendiarie vorrebbero che lui vorrebbe che colpissero la mia vita, ma grazie a Dio, grazie al sacrificio del Signore nostro Gesù Cristo, noi siamo circondati come uno scudo da questa, dal suo favore. E un altro altri versetti, Salmo 112 dall'1 al 4. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Gloria a Dio! Ah, fratello mio, sorella mia, hai sentito quello che dice la parola di Dio di te? Beato l'uomo che teme, non è terrorizzato. No, io temo, io sono sbalordito e basito davanti alla sua grandezza, davanti alla sua onnipotenza, davanti alla sua onnipresenza, davanti alla sua onniscienza. Quello è gloria a Dio, ma non sono uno che scappa da lui, sono uno che vuole correre sempre più in lui. Sono benedetto perché temo il Signore e mi diletto, prendo compiacimento nei suoi comandamenti. La mia discendenza, i miei figli, mia figlia saranno potenti sulla terra, i miei nipoti saranno potenti sulla terra, ma non politicamente parlando, potenti con la potenza e l'autorità che c'è nel nome di Gesù. Io vi ho dato autorità, Atti 1, 2, 3, voi riceverete potenza. Perché potenza? Perché il mondo ha bisogno della manifestazione della sposa del Cristo. La generazione dei retti, la generazione, non la famiglia, non me stesso, la generazione dei retti sarà benedetta. Gloria a Dio. Ricchezza e benessere saranno nella mia casa e la mia giustizia, che non dipende da Gabriele, ma che dipende dal Signore Gesù, durerà per sempre. E ai retti la luce spunta nelle tenebre, per gli onesti, perché è misericordioso, pietoso e giusto. In questo tempo, amici miei, fratelli miei, sorelle mie, veramente tu che ti stai trovando come zapping davanti a questo mio cuore, ricorda di questo: in queste tenebre, e sono sempre più buie se ci facciamo caso, la luce spunta per gli onesti. E non è vero, e non è vero che il furbo, il cattivo, il malvagio sarà quello che sta bene rispetto a tutti. No, la Bibbia che se tu sei onesto, la luce, sua luce, perché lui è il padre della luce, delle luci, spunterà per te il sole della giustizia. E allora io voglio essere misericordioso, voglio essere pietoso e voglio essere giusto, perché lui m'ha reso giusto e santo. E il Salmo 103, mi piace questo parlare di Davide alla sua anima, che dice così: Salmo 103 dall'1 al 5, benedici anima mia il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Oh, che benedetto è Dio! Allora, come posso personalizzare?
benedici il Signore, anima mia. Quando ci svegliamo la mattina, benediciamo il Signore. In un mondo che lo bestemmia, che veramente il nome di Dio è diventata una bestemmia continua nella nostra nazione, come tutto il resto del mondo, io ti benedico, Signore, e tutto ciò che in me, tutti i miei apparati, tutto quello che è interno nella mia vita, ti benedice. Io benedico il nome tuo santo. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Lui ti perdona, lui mi perdona tutte le mie iniquità. Lui mi guarisce da tutte le mie malattie. Lui riscatta la mia vita dalla distruzione, che mi corona di amorevolezza e di tenerezza. Che bella corona il Signore ha messo sul tuo capo, che sazia la mia bocca di cose buone, così che la mia giovinezza si rinnova come quella dell'aquila. La parola di Dio in questa sera è per te, fratello mio, è per te, sorella mia. Non guardare intorno a te, fa schifo, te lo dico io, fa tutto schifo, anche nelle chiese, fra virgolette, non va bene. Ma io non devo guardare intorno. Certo che certe volte le chiacchiere, le parole oziose, le maldicenze feriscono, ma io e te siamo chiamati a benedire il Signore con tutto il nostro cuore. Lui salva la tua vita dalla fossa. E che cosa sono le fosse? Le trappole, le parole, quello che il vecchio sente e si ricorda. Ah, è vero, hanno detto questa mia... no, hanno detto qualcosa di me, ma non è vero, perché in Cristo sono una nuova creatura. E l'altro versetto, Salmo 34:8, mi piace questo: gustate e vedete, provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in lui. La versione inglese dice: gustate e vedete che il Signore è buono. Mi piace questo gustare. Prendi questo pane della vita, che profumo. Ma non mi soffermo solo all'olfatto. Provate, io devo addentare il pane della vita. Gustate. Sono benedetti, perché sono benedetto, perché confido in lui. E lo posso dire per esperienza, che tutto quello che lui è buono, tutto quello che lui dice è buono, tutto quello che lui fa oggi è buono. E il versetto 10 pure è molto bello: i leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Che bello! Allora lo personalizzo: perché cerco il Signore, non mi mancherà assolutamente nulla di tutto quello che è buono. Questo è il Signore, questo è quello che il Signore vuole fare con te. Perché non scordiamoci mai che ogni sua promessa è sì in Lui e amen, dipende in noi. Allora io so che se tu stai cercando un lavoro, il tuo lavoro già è pronto. Inizia ad aprire gli occhi del cuore. Dio ha stabilito davanti a te una via gloriosa, una gloriosa realtà. Nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Non mi mancherà nulla di buono. E l'ultimo versetto, e dopo andremo in preghiera, Salmo 37, versetti 3 e 4, che dicono proprio questo: confido nel Signore e faccio il bene, abito nel paese, confida nel Signore e fa il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Gloria a Dio, lo sta dicendo proprio e solo
a te, confida in me, il Signore sta dicendo, e tu non stancarti mai di fare del bene, abita il paese, noi siamo in Italia, abitiamo in Italia, ma i governanti fanno schifo, ma la politica fa schifo, tu, io, pratica la fedeltà al Signore, quando cammini nella tua città, respira l'aria del cielo, pratica la fedeltà, lui è fedele, noi dobbiamo essergli fedeli nella stessa maniera. Trova la tua gioia nel Signore, non credere alle bugie della pubblicità, non credere alle bugie della televisione, non credere alle bugie dei media, dei giornali, dei social, no, la mia e la tua gioia, il mio diletto e il tuo diletto si trova solo nel Signore, ed Egli appagherà, Lui ti darà i desideri del tuo cuore. Allora in questa sera la lezione, lo sapete che sono un maestro, e allora dopo ogni lezione io dovevo dare dei compiti. Il compito che vi do, questi versetti, iniziali a vedere con gli occhi del cuore. Noi siamo, figlio mio, dice in Proverbi, Dio che sta dicendo proprio a te come a tutti 8 miliardi di persone, figlio mio, dammi il tuo cuore, perché dal tuo cuore procedono le fonti della tua vita. Il cuore è la parte principale di noi stessi, è quell'insieme, quella parte di anima e di spirito che stanno insieme. Noi sappiamo che l'anima è l'apertura, no? Io sento, io so, le mie esperienze vengono tutte, i miei ricordi, tutto dall'anima. Lo spirito è quella parte che prende vita quando abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore. Ma dobbiamo cibare il nostro spirito. E come lo cibiamo? Quando ascoltiamo la parola di Dio che dà fede. Il nostro spirito deve essere funzionante al massimo. È quella gloriosa realtà. E allora il mio cuore è quella struttura che prende un po' d'anima, i miei ricordi, le mie sensazioni, le mie priorità e una parte di spirito. Allora la lezione che vi do in questa sera, la lezione che vorrei che la possiamo portare avanti nella nostra quotidianità è questo. Finiamola di dire che è difficile, finiamola di essere semplicemente spettatori del Signore Gesù. Io vado in chiesa, faccio quello che devo fare, ma io sento con forza, e dove sto andando lo sto dichiarando con tutto il cuore. Impara a vedere con gli occhi del cuore questa tua quotidianità, queste promesse, il tuo cammino cristiano, che possa essere stabilito, stabile, fermo con gli occhi del nostro cuore. Allora voglio pregare per te. Lo so che ci sono dei problemi, lo so che ci sono dei problemi economici, lo so che ci sono dei problemi di salute, lo so, ma io so che il mio Signore ha compiuto tutto quello che era pertinente alla tua vita. Inizia ad aprire gli occhi del tuo cuore. In Apocalisse si parla di collirio. Se tu non riesci a vedere, vieni da me, dice il Signore Gesù in una delle sette lettere. Compra da me il collirio. Inizia a vedere nel modo giusto, inizia a vedere la mia realtà, sta dicendo lo Spirito Santo di Dio in questa sera. Inizia a vedere la tua vita, la vita di chi ti sta intorno, la vita spirituale invisibile con i miei occhi. Signore, in questa sera tu hai parlato, tu hai usato i tuoi servi, tu hai fatto sì che tutti quanti potessimo dire quello che c'è nel tuo cuore per chiunque crede. E in questa sera che ciascuno di noi che sta ascoltando, che possa avere il coraggio di cambiare rotta, non più essere guidati da quello che si vede
giorno dopo giorno, ma che possiamo stabilire la nostra vita su quello che i nostri occhi spirituali stanno vedendo. Signore, a un certo punto nel vecchio patto c'è questa storia del servitore del profeta, che a un certo punto quella mattina guarda e vede nemici che attorniano quella casa, sui monti, sotto, un esercito incredibile. Ma che cosa fa il profeta? Signore, apri gli occhi del mio servitore. Signore, in questa sera lo dico io, tutti quelli che stiamo vedendo questo monitor, schermo, Spirito Santo di Dio, apri i nostri occhi. Abbiamo bisogno, Signore, abbiamo bisogno, ho sprecato troppo tempo nel guardare e dare una spiegazione a quello che vedo. Non sono chiamato a questo, sono chiamato a vedere quello che c'è nel mio cuore, perché tu sei in noi, tu ci hai salvato, Cristo in voi, in noi, speranza della gloria. Signore, aiutaci a vedere quello che tu vedi, Signore. E nel cielo tu non sei preoccupato, tu non sei addolorato, tu sei seduto sul trono che ti spetta. Ho visto il Signore seduto sull'alto trono e il lembo della sua veste riempiva il tempio. Signore, fa che questo, la tua sposa, la tua chiesa, possa vedere giorno dopo giorno. Signore, non voglio più vedere quello che il mondo, il nemico, sta forzandomi, obbligandomi di vedere. Io voglio dire no, perché voglio vedere le tue promesse, sì, amen. Voglio vedere i miei figli benedetti, voglio vedere che tutte quelle trappole del nemico siano rotte nel nome di Gesù, perché tu hai dato a noi il tuo nome, Signore, e quel nome è un nome che non ha perso autorità né potenza. Il tuo nome glorioso è quel nome che deve riempire il nostro cuore per poter essere proferito al momento giusto. Signore, benedici il tuo popolo, Signore. Benedici chi in questo momento si è collegato o chi guarderà in questo momento. Signore, chiamalo al ravvedimento. Solo tu puoi chiamarci con fune d'amore, come tu hai fatto con me, come hai fatto per milioni di persone. Tu fai la stessa identica cosa. Sommo Dio, ti do l'obbedienza, ti do tutto il mio cuore, ti do tutto il mio desiderio, Signore. Le mie priorità, i miei batticuori, li do solo a te, perché tu mi conosci meglio del migliore amico. Grazie, Signore. Grazie per ogni tuo buon dono. Resta con noi in questa notte, continua a parlarci, perché non è che finisci adesso, ma il tuo spirito va avanti. E benedici ciascuno di noi nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen, amen. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Gabriele. Dio ti benedica. Amen. Alla prossima, Dio piacendo. Amen. E grazie anche a te da casa, dovunque ti trovi, sui social, sull'app, all'altra parte del mondo, che continui a seguire. Dio ti benedica, nutriti della parola, perché la parola di Dio è quella che cambia e trasforma il cuore. La benedizione di Dio si posi su di te dovunque ti trovi e ti accompagni, ora e sempre. Ci vediamo domattina, Dio piacendo, alle 10:30 per la solita visita pastorale, ed insieme abbiamo la parola che ci aiuta, ci guida, ci incoraggia e ci porta avanti. A domani mattina, Dio piacendo, alle ore 10:30. Ti voglio sempre ricordare che alle 7 la mattina c'è Cominciamo con Cristo con il fratello Roberto Albano. Ricordati, se ti svegli la mattina puoi pregare insieme, già c'è chi si muove
in preghiera. Comincia la mattina, comincia con Cristo insieme al fratello e a tanti che cominciamo la mattina con la preghiera. Dio ti benedica, pace, buonanotte, a domani mattina, Dio piacendo.